buonasera a tutti. Grazie di essere presente in questa seconda conferenza del nostro centro di studi locale sul Pannone 2 Sicilia. Come avevo anticipato, a gennaio scorso, chi fra voi era presente in quella occasione se non ricorderà sicuramente, abbiamo questa sera come nostro ospite Sua Eccellenza il signor Vescovo Rosario Cesano, che commenterà l'encilica di Sua Santità Papa Francesco Laudato Si. L'incipit dell'enciclica così recita, leggo testualmente: Laudato Si il Signore, cantava San Francesco d'Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Laudato sì, mi Signore, persona nostra madre terra, la quale ti sostenta e ti governa e ti produce diversi frutti con colline fuori e terra. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, aggiunge ancora la sua santità. Ed infatti la crisi dei valori e il decadimento degli ideali propri della società attuale lascia un vuoto morale sottovalutato. Il mondo è frantumato dalla prevaricazione di cui sugli altri, dagli egoismi e dalla fallace consapevolezza della immortalità. Profonde sono state le trasformazioni proprie della scienza e della tecnica. Trasformazioni che hanno cambiato i comportamenti dell'uomo. Persino la nozione stessa di tempo è cambiata e la vita non è più scandita dall'alternarsi delle stagioni e dei cicli astronomici. Est ubi gloria dunque Babilonia, come dice Bernardo Morgiacense. Meus omne nelle cantare, dove sono le vie di tempo, aggiunge François Villon. Oggi l'uomo ha registrato questo rapporto con la natura, il suo presente non coincide più con l'attualità del mondo in cui vive, perché è costretto a rincorrere l'evoluzione tecnologica e scientifica. Una rincorsa vana, perché gli impressionanti ritmi di questa evoluzione non corrispondono a quelli spirituali dell'uomo. E in questa evoluzione appannata finiscono con prevalere l'incredulità, l'incertezza e l'impotenza. La Chiesa Cattolica può e deve rappresentare una chiave di lettura per comprendere il mondo contemporaneo e quindi le aspettative di una umanità orientata verso la realizzazione di valori nuovi. Videmus non testemum et enigmate, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Noi ora vediamo come attraverso lo specchio, in maniera confusa, tunt autem facie ad facie, ma alla fine ci incontreremo faccia a faccia con l'infinita bellezza di Dio. San Francesco, che cita un altro passo dell'enciclica, fedele alla scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà. Impariamo quindi a riconoscere le tracce e l'inesausta riserva di simboli con cui il mondo ci parla. E seguiamo il consiglio di Alano del Riso, che già nel XI secolo così esortava: Omnis mundi creatura, quasi libera et futura, non se specula. Nostre vite, nostre mortis, nostri status, nostre sortis, si deve segnare. Tutte le creature del mondo sono come un libro o un dipinto, uno specchio per noi, simbolo fedele della nostra vita, della nostra morte, della nostra condizione, del nostro destino. Adesso cedo con piacere la parola a Sua Eccellenza. Grazie. 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 Tenterò di fare un commento a questa scoperta.
Faccio prima però una premessa. Questa enciclica, come evidentemente potete capire, segue all'esortazione apostolica evangelicale, importantissima, e direi, oltre alla porta a Lumen Fidei, credo che questa enciclica sia, diciamo così, la sintesi del pensiero papale. Cioè noi troviamo qui una intuizione davvero molto significativa per quello che potrebbe essere il modo come affrontare i grandi problemi che purtroppo la Terra attraversa e di conseguenza anche noi nella nostra crisi antropologica. Il Papa dice al numero 194 dell'enciclica: è importante uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore, una qualità di vita indubbiamente superiore, dice, non può considerarsi progresso. Quindi è chiaro che noi dobbiamo metterci in questa direzione, noi dobbiamo creare progresso, cioè dobbiamo migliorare la nostra vita, la vita della terra, ma di conseguenza la vita dell'uomo. E di conseguenza, perché questo possa accadere, noi dobbiamo creare progresso, ma il progresso però da che cosa dipende? Dipende dall'attenzione all'uomo. Da qui quindi la necessità di ripensare alcuni aspetti che interessano le sorti dell'umanità, a partire anzitutto dall'attenzione che devono avere i poveri. Questo credo che sia, carissimi, una chiave di lettura importantissima che ci vuole presentare. E cioè, noi sicuramente risolveremo la grave crisi che attraversa la Terra, l'inquinamento per esempio, nella misura in cui, e questo è interessante, noi abbiamo attenzione verso le frange più povere della società. Sembra davvero così un po' particolare questa proposta, però di fatto è il cavallo di battaglia che il Papa intende portare avanti, cioè la chiave di lettura di una soluzione di possono essere quelli della terra, dipendono dall'attenzione che le istituzioni e che comunque in genere l'uomo riesce a dare all'altro che vive in una condizione di bisogno. I sei capitoli che compongono l'enciclica hanno lo scopo di avviare un ripensamento sul valore della terra e sul valore dell'uomo. I due aspetti sono correlati, cioè si relazionano a vicenda, cioè terra e uomo non sono due cose distaccate. Ecco perché evidentemente l'attenzione del Papa nei riguardi dei poveri può diventare una chiave di lettura, secondo lui, per risolvere le questioni della terra. Perché le due cose, i due aspetti, terra e uomo, sono evidentemente unite. Nelle circostanze attuali, fervono emergenze ecologiche di diversi livelli, il Papa chiede di porre attenzione su quello che gli chiama, al numero 10 dell'enciclica, ecologia integrale. Ecologia, certo, si capisce, bellezza della terra, ma integrale, quindi coinvolgendo chiaramente anche l'aspetto antropologico, cioè un modo di rendere più ospitale questa casa comune che è la terra. Evidentemente questo concetto importantissimo, che è una chiave di lettura dell'enciclica ecologia integrale, è un concetto che ritroviamo in Benedetto XVI, in un suo famoso discorso tenuto il 27 settembre nel Parlamento tedesco, dove c'era un testamento di Berlino. Allorché gli propose che esiste in quella occasione, appunto il Papa, nell'ampia riflessione sulla natura, una ecologia dell'uomo. Quindi, certo, noi parliamo di ecologia, per dirla in termini molto esemplificativi. Per esempio, ecologia è badare a non buttare la carta a terra. Questa è l'ecologia. Però è interessante, questo tipo di attenzione evidentemente nasce da che cosa? Nasce da una attenzione che bisogna dare all'uomo, una ecologia.
cioè la dimensione ecologica in questo caso è una dimensione che coinvolge tutti, evidentemente, soprattutto gli ambienti formativi, come può essere per esempio una parrocchia, istituzioni pubbliche, civili, religiose, militari, così via, sia quelle private, eccetera. Allora, la questione ecologica, infatti, interessa l'ambito dell'educazione. Questo è, credo, un altro aspetto importante che emerge dalla ciclica. Noi non possiamo, evidentemente, cambiare le sorti della terra migliorando, questo significa cambiare. Non possiamo migliorare le sorti della terra se uno non fa un lavoro di formazione su se stesso e di educazione su se stesso e di conseguenza anche sugli altri. Quindi facevo poco fa l'esempio di gettare la carta per terra. Per strada, sapete, uno tante volte sbadatamente la terra, mentre invece ci sono i cestini, perché non bisogna mettere quei cestini? Per dire, se non ci sono, perché non si devono mettere? Non so se è il tempo. Tutto questo è un cambiamento di mentalità e conversione di mentalità. Però quello che dice il Papa, così giusto proprio per chiarire subito, è che questo tipo di cambiamento di mentalità, che è importante, bisogna partire dalle piccole cose. E questo cambiamento di mentalità avviene in maniera, direi, naturale, nella misura in cui si fa una scelta. E qual è questa scelta che bisogna fare? Che finalmente si cominci a essere più attenti alle persone più bisognose. Ed è davvero molto strano che uno possa risolvere il fatto di gettare la carta per terra, è solo un esempio, evidentemente, neanche il Papa ne parla, ma giustamente io proprio per farvi capire quando parliamo di ecologia, di rispetto della natura, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo non è solo una questione di educazione civica, che tra l'altro sarebbe interessante riprendere, per esempio nelle istituzioni scolastiche, quindi educative, eccetera, eccetera. Non solo sotto forma di progetto, ma come si faceva un tempo, cioè un vero e proprio corso, perché credo sia importante. E non solo in quel contesto, io non trascurerei il fatto che qualcosa di questo genere se ne possa parlare anche in un contesto parrocchiale, nel catechismo. Cioè, ma che c'entra il rispetto della natura con la dottrina cattolica? Evidentemente sembra non esserci relazione, anche se poi invece effettivamente anche questo fa parte di quello che il Papa vuole dire quando parla di ecologia integrale. Attenzione del Papa con i suoi predecessori, che apre il testo
si accorgerà subito che le prime pagine sono dedicate ad una riflessione che il Papa fa a partire dalle encicliche precedenti, o perlomeno dai pronunciamenti delle precedenti del Papa. E l'affligge chiaramente tutto questo un sistema di produzione inteso appunto come massimizzazione dei profitti, i cui effetti hanno una ricaduta deleteria sulla società, non tenendo conto ovviamente del fatto che appare sconvolta quell'etica della responsabilità che riguarda le sorti delle future generazioni. Cioè, in altri termini, quello per cui il Papa resta davvero esterrefatto e che ovviamente diventa un po' il capo d'accusa di queste cicche è che la società tende, soprattutto quella perbenista, tende a massimizzare i profitti. Evidentemente è chiaro che nel momento in cui io voglio massimizzare il profitto, ovviamente questo da un punto di vista aziendale, oggettivo, chiaro che se uno ha un'azienda e non massimizza il profitto che azienda ha. Però il problema è che se questo diventa solo, ovviamente tutto ciò va a ricadere sulla frangia di quella società povera che diventerà sempre più povera. Ovviamente in tutto questo c'è anche un altro aspetto che va ad inserirsi, e qual è? Il fatto che noi non stiamo pensando ai posti, cioè alle future generazioni, noi stiamo pensando a star bene noi. Evidentemente è chiaro che quando parliamo del noi, chiaro non si intende il fatto che almeno ci troviamo in una società dove il benessere sia buono. In realtà non è propriamente così, cioè soltanto quei pochi che pensano che potesse arricchire, sempre più arricchire. Evidentemente questo significa massimizzazione dei profitti, cioè cercando di arricchirmi sempre più e sempre meglio. Ovviamente questo lo faccio a scapito di qualcuno che diventerà sempre più povera e di conseguenza nella miseria di assoluta. Tutto questo però che cosa porta? Porta al fatto che io non sto preparando una società migliore per i miei figli. Quindi il Papa è preoccupato. Questa è la condizione, diciamo così. Infatti il Papa, al numero 204, parla dell'imperioso dominio dell'autoreferenzialità, secondo cui, cito, le persone si isolano nella loro coscienza e accrescono la propria aridità. Cioè, quindi vogliono diventare sempre più ricchi, quelli che possono farlo, evidentemente. E ciò nasce dal fatto che più il cuore della persona è vuoto e più ha bisogno di oggetti da comprare, possedere e consumare. Questo praticamente è un po' il sistema consumistico in cui ormai da anni siamo affossati, evidentemente. Però è interessante il fatto che il Papa riferisca che il cuore sia vuoto. Che significa? Che concretamente il cuore è vuoto? Significa che non c'è una relazione, evidentemente, con l'uomo, e non c'è una relazione con Dio. E di conseguenza, questo lo dirò più avanti, e di conseguenza la mia unica soddisfazione è quella di possedere, e di possedere sempre di più, e di consumare sempre di più. Chi può farlo lo farà sempre più, chi non può farlo lo farà sempre meno, perché c'è chi lo fa sempre più. Quindi questa situazione di sperequazione evidentemente sta creando quello che lui chiama l'ossessione per lo stile consumistico. Questa ossessione che non interessa lo sconvolgimento della natura, come potete capire, almeno di primo acchito. Certo, è importante la natura, però vedete, la cosa strana è che la società è tutta presa dalla preoccupazione che la natura si sta sempre più sconvolgendo, almeno il sistema, diciamo così, ecologico, si sta sempre più sconvolgendo. Quindi si è molto impressionati per questo, senza tener conto che chi
appunto autoreferenziale, di consumista sempre più consumista. E Papa, andando avanti nell'enciclica, si pone le ragioni di questo degrado in Dio. Quali sono? Evidentemente ci possiamo porre anche noi questa domanda: quali sono le istanze di conversione cui deve sottoporsi l'uomo affinché la terra torni al suo splendore? Cioè, oltre al fatto che la cura per essere coinvolto in modo permanente ogni forma di attività, cioè tutti dovremmo coinvolgerci in questo recupero dello splendore della terra, occorre prendere consapevolezza che il progresso ha bisogno di cambiamento, giacché la cura per l'ambiente costituisce, c'è un aspetto prioritario, quasi una scelta esistenziale da praticare quotidianamente. Questo è vero. Occorre innanzitutto tener conto delle criticità che soffre la terra. E quali sono queste criticità? Lo sappiamo un po' tutti, qui vi ripetiamo, quasi riprendendo qua e là qualche straccio dell'enciclica: l'inquinamento atmosferico, chiaramente, riguardo al quale è necessario rammentare che il clima è un bene comune. Non è giusto che alcuni respiri qualche aria e altri invece devono respirare aria inquinata. Tanto per essere evidentemente in tema, voi immaginate che cosa è accaduto per tanti anni nel territorio attorno alla città di Genova. Questo degrado che è di natura naturale, cioè naturale,
di fatto è sospinto da un altro degrado, che è un degrado morale, e che quindi è un degrado dell'uomo. Allora è giusto quello che dice Paolo, cioè l'ambiente umano e l'ambiente naturale si degradano insieme, e che non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e il degrado sociale. Bellissima questo passaggio della Laudatosa. Cioè, in altri termini, il degrado naturale che è davanti ai nostri occhi e di cui siamo preoccupati, attenzione, non è legato intrinsecamente ad esso, cioè come se fosse tutto lì il problema. La questione è che questo degrado naturale del pianeta, della Terra, è dipendente, quello che dice Paolo, è dipendente da un altro. Considera questa teoria, una teoria molto debole.
gestione del pianeta, quindi salvaguardia del pianeta, la Venezia, il recupero del sistema Terra, dipenda da una questione legata alla demografia, alla questione demografica, cioè alla sovrappopolazione della gente. Ed è considerato, almeno secondo le teorie, il vero male che sta stravolgendo l'equilibrio del mondo. Il Papa non è di questo avviso, evidentemente voi capite, ha lautato sì, non è questo particolare caso e originale, perché si mette in tutti i pronunciamenti che gli altri pontefici hanno evidenziato già su questo punto. Il Papa invece è dell'avviso che è il consumismo estremo e selettivo. Provocare danni irreparabili per le quali l'uomo e la natura sono attivamente coinvolti. Quindi non è la questione demografica, ma è il consumismo estremo e selettivo, a pensarci, volendo e probabilmente così. L'uso improprio delle ricchezze, cosa vuol dire consumismo estremo e selettivo? L'uso improprio delle ricchezze segnato da tornaconto e interesse induce le multinazionali a dilatare il raggio di povertà dell'uomo e con essa la distruzione dell'ambiente. Cito il Papa al numero 51 della Laudato Si. Generalmente, quando cessano le loro attività, parlo delle multinazionali, e si ritirano, lasciano gravi danni umani e ambientali, come la disoccupazione, villaggi senza vita. Non dobbiamo dimenticare che il Papa pensate per esempio tutta la questione dell'Amazzonia e così di seguito. I villaggi senza vita, esaurimento di alcune riserve naturali, deforestazione, impoverimento dell'agricoltura e dell'allevamento locale, cratere, colline devastate, fiumi inquinati e qualche opera sociale che non si può più sostenere. Questo è il Papa al numero 51 della Laudato Si. Tale atteggiamento è un modo inimico che non consente di salvaguardare, anzi riduce quest'ultima non a casa, non a capitale, bensì a mezzo per le proprie realizzazioni, a scapito di quelle popolazioni nuove o impoverite dal debito pubblico. E man mano, provvedendo nella lettura del testo, abbiamo, così almeno mi pare, di scorgere una proposta molto concreta, direi addirittura esplicita, quella che io intitolo una visione realista della vita. Cioè, questa è la condizione della terra, un degrado però che non riguarda, o meglio, è un degrado che riguarda la terra, un degrado però che nasce da cause antropologiche, cioè riguarda l'uomo. E quindi finché non si risolve la questione del degrado umano, noi non potremo mai risolvere la questione.
Giustamente il Papa nell'enciclica dice attenzione a non divinizzarla, perché la natura non è Dio. Essa costituisce per l'uomo un valore essenziale, questo chiaramente è così. La natura è l'ambito privilegiato in cui si compiono i segni della presenza di Dio. Non è Dio, ma evidentemente nella natura si vedono i segni della presenza di Dio. Tale percezione interessa ovviamente la confessione nostra, cristiana, anche quella ebraica. Basta vedere la Bibbia, in modo particolare, per esempio, leggendo i passi che interessano quelle che viene chiamata letteratura sapienziale, Giove, Libro dei Proverbi, Sapienza. Basta leggere questi libri e vi accorgete subito che lì il concetto di natura, un concetto, diciamo così, stimato, tenuto in alta considerazione, ma perché custodisce la presenza di Dio. Non è Dio, ma custodisce la presenza di Dio. Ora, il modello cosiddetto tecnocratico, che cos'è il modello tecnocratico? Cioè il dominio della natura. E noi fondamentalmente adesso ci troviamo, culturalmente parlando, ci troviamo in questa, diciamo, in questo filone, no? di questa, possiamo chiamarla anche moda, se volete, ideologia, meglio ancora, ideologia. Finché esiste questa ideologia, come un tempo esisteva l'ideologia marxista, adesso esiste l'ideologia tecnocratica, cioè il dominio della tecnica. Proprio ieri parlavamo con un sacerdote del fatto che arriveremo un giorno, non molto lontano, cioè, a poter interagire in tempo reale, virtualmente parlando, con una persona che abita, per esempio, in Germania. Interagire che significa? Significa, cioè, concretamente che io vivo la realtà, ma in maniera virtualmente parlando, questo si capisce, ma la sento fortemente anche dal punto di vista psicologico. Il fatto, per esempio, no, se io ho mio fratello in Germania, io sto dentro la casa di mio fratello, mi siedo accanto a lui, pur essendo malato. Sì, ma com'è possibile questo? Se per caso qualche volta mi è capitato di poter vedere qualche film che in qualche modo rappresenta una cosa del genere, questo fra poco sarà possibile. E vedete la capacità della tecnica. Quindi certamente è un modello molto forte che ovviamente il Papa sostiene è la causa principale dell'odierna crisi economica. E evidentemente troverebbe però, questo significa che tutto questo è sbagliato, bisognerebbe invece saperlo diciamo, sostenere, saperlo gestire. Questo non è così semplice. Allora il Papa dice così, al numero 63 della Laudato Si: se si vuole veramente costruire una ecologia che ci permetta di riparare tutto ciò che abbiamo distrutto, allora nessun ramo delle scienze, nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa con il suo linguaggio proprio. Capite? Cioè, affinché, ripeto, noi, affinché si costruisca un'ecologia, cioè un sistema buono, sereno, equilibrato nella vita, e quindi di interazione tra l'uomo e la natura, allora che cosa è importante? È importante cogliere tutte le istanze spirituali, filosofiche, eccetera, che le varie culture esprimono. Quindi certamente quello religioso, ma anche altro. Qui vediamo che il Papa da questo punto di vista è abbastanza aperto, cioè quello che sotto certi aspetti sembra esserci e sembra essere colto come il dialogo interreligioso, no? Il superamento della crisi ecologica è da ricercarsi in quelle forme di comunione universale che considerano il dialogo interreligioso tempestivamente risolutivo, che significa, cioè, che se noi
questione. Però che cosa vuol dire da un punto di vista epocale? Dobbiamo riflettere su queste cose, carissimi fratelli e sorelle, cioè nel senso che questo fenomeno può darsi che si possa leggere anche in una direzione provvidenziale, cioè proprio grazie a poche contributi di altre religioni, di altre culture, di altre fonti di vita, insieme a quella nostra, evidentemente, non perché la nostra sia falsa, ma nella comunione, quindi nel saper collaborare, possiamo trovare una soluzione di vita alla nostra già vita difficile. E invece in genere noi vediamo nei confronti di queste persone dei sospetti tremendi. Io lo capisco da una parte, perché siamo in una fase transitoria, una fase in cui dobbiamo imparare a gestire, però pensate che cosa sarà anche per la futura generazione il fatto di riuscire a interagire in maniera pacifica con culture diverse, con religioni diverse e sapendole appunto equilibrare. Credo che questo sia effettivamente, anche qui il Papa lo dice molto chiaramente, diventa per noi un modo per trovare una soluzione seria. Se in ogni creatura, ecco, possiamo anche dirle in questi termini, abita lo Spirito di Dio e quindi l'intera creazione lascia tramandare l'armoniosa interazione tra Dio e l'umanità, si può certo parlare anche di cosiddette virtù ecologiche, che dispongono a fare della creazione uno spazio comune, di uno spazio di comunione universale. Attenzione, il concetto di comunione universale è un concetto che appartiene al Papa, è lui che lo parla. Però è interessante che da qui nascerebbero delle virtù ecologiche, cioè in altri termini, la capacità di accettare una persona con cultura diversa, religione diversa, lingua diversa, eccetera, tutto questo porta, per gli impegni evidentemente, a sviluppare una virtù, quale non saprei dire, non è la virtù della pazienza, piuttosto che dell'accoglienza, sono di quelle virtù che nascono in maniera originale, in maniera creativa, proprio perché ci si sottomette ad una interazione. E qui al numero 87 il Papa fa riferimento proprio al cantico delle creature, che deve essere letto almeno in questa direzione, stando a quello che riprende il Papa. Cioè a lui interessa in altri termini far capire che nella situazione di crisi ecologica è necessario riprendere la ragione d'essere della natura. Ragione d'essere della natura, che cosa vuol dire? Essa certo non può essere Dio, ma evocatrice della sua presenza lo è appunto Dio. Ecco la ragione d'essere della natura. Cioè la natura mi ispira la presenza di Dio. È proprio dalla natura rivisitata sotto l'aspetto creazionistico, questo si capisce, che si può dire con il Papa, al numero 89, Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda, che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno e possiamo lamentare l'estinzione di una specie come fosse una mutilazione. Cioè, che significa sempre nel concetto della comunione universale, nel concetto della natura che esprime la ragione d'essere e evoca Dio? Allora, se si estingue una specie, se io taglio un albero nell'Amazzonia, in realtà non sono solo gli abitanti dell'Amazzonia che ne piantano le conseguenze, ma anch'io. Cioè, ma che c'entro io? Certo che c'entro, perché siamo dentro un corpo, dentro una unità. Questo è il concetto di comunione universale, l'unione intrinseca dell'uomo con la natura, oltre al fatto che è voluta specificamente dal creatore, costruisce, ecco, a mio parere, una suggestiva intuizione sul modo come procedere per superare lo stato di crisi. Cioè, in altri termini, cioè io devo imparare a capire che se a un certo punto deduco un aspetto della natura, in realtà sto mutilando me stesso, è come se io mi stessi togliendo un braccio, per ciò che mi dice, ma non è probabilmente così. Lo è perché io sono dentro questa natura. E la natura è una dimensione
semplicemente per, diciamo così, per lo spirito della difesa, no? La natura, eccetera, io sono nel movimento dei venti, faccio per me. Non è questo il senso. Per una scelta ideologica anche quella, o culturale, ma perché capisco che la natura sono io e io sono la natura, cioè siamo dentro, l'uno dentro l'altro, facciamo parte della stessa condizione. Il senso di responsabilità in relazione alla natura è un modo come esprimere un atteggiamento virtuoso che fa di essa l'esaltazione della presenza di Dio, ma soprattutto uno spazio gradevole per l'uomo coinvolto nel trapasso delle generazioni. Ecco, un'altra virtù ecologica è la consapevolezza della giusta destinazione del bene comune. La natura è un bene destinato a chi? A tutti, mentre ciascuno può beneficiarne nella misura in cui condivide con prontezza quanto gli appartiene, essendo essa sempre e unicamente di Dio, cioè tutto è di Dio. Il Papa lo ribadisce per esempio con questo passaggio al numero 93. Per i credenti questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati. Ed è interessante questa prospettiva di Papa Francesco, cioè il fatto della condivisione. Con la condivisione è un'altra virtù ecologica. Però poi attenzione, io capisco che sto evidentemente evidenziando virtù che già noi collochiamo anche in altri contesti. Perché li chiamiamo virtù ecologica? Cioè perché nel contesto dell'enciclica sono virtù che permettono di fomentare, di favorire la comunione universale. Adesso andrei, ci andando verso la conclusione, all'altro punto di questa mia trattazione, cioè l'utopia di una ecologia, cioè la relazione con la natura che pone gli estremi per una comunione universale, genera quello che costituisce il nodo fondamentale di questa ciclica. Lo si capisce, cioè il ciclica che cosa dice? A questo, cioè il compimento di una ecologia. È chiaro che l'effetto innovativo di questa istanza consiste proprio nell'attributo, cioè integrale, quindi non è solo il fatto che di questioni ecologiche se ne sia sempre parlato, e l'utilizzo del termine ecologia, figurate, non è chiaramente la prima volta che ne sentiamo parlare, però integrale è veramente molto suggestivo, cioè è interessante. Cosa vuol dire ecologia integrale? Il concetto integrale, attributo, mediante questo punto si evidenziano non soltanto i rapporti tra l'uomo e la natura, ma anche il fatto che l'attenzione all'ambiente non può prescindere dalla natura dell'uomo nella sua varietà di condizioni sociali. Capite il senso? Che non è soltanto lo stato della natura, ma riguarda anche l'uomo. Ma l'uomo evidentemente nella sua condizione sociale. Da questa natura si capisce che l'ambiente in cui si vive genera costantemente relazioni. Si pensi per esempio al travaglio dell'uomo nell'edificare il mondo circostante, emulando l'atto creativo di Dio e talvolta manipolando con l'esercizio del nostro potere tecnocratico, che è ciò che è soltanto eredità di un uomo, mentre invece chiaramente quello che noi abbiamo è dono del Signore. E noi cosa facciamo? Noi manipoliamo il dono che abbiamo. Allora, il termine integrale intende sottolineare che tutto è connesso dentro questo misterioso intreccio di relazioni, quasi a formare tra gli esseri viventi una rete che non finiamo mai di riconoscere e comprendere, dice il Papa nella Laudato Si al numero 103. Se l'ambiente in cui si vive è fatto di relazioni, occorre allora cercare soluzioni proprio nella relazione. Ecco questo prospetto. L'intima connessione delle parti, ovvero la relazione che esiste tra uomo e natura, certifica la situazione di una crisi in cui, sottolinea il Papa al numero 139, non ci sono due crisi separate, una ambientale e
bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della vita. Vedete, questo passaggio è estremamente interessante, quello che mi pare di aver già sottolineato, e cioè noi stiamo parlando di, certo, dobbiamo prenderci cura della natura, ma ci prendiamo cura della natura? Ecco perché l'approccio integrale si chiama integrale. Perché? Perché si combatte la povertà, perché si restituisce la dignità agli esclusi e di conseguenza noi ci prendiamo cura anche della natura. L'approccio integrale si sembra sia l'unica modalità possibile per un cambiamento di rotta. Il mondo può ritrovare la sua condizione di spazio gradevole nella misura in cui i tentativi tengano conto della relazione fondata. Qual è la relazione fondata? L'uomo e la natura non sono entità a sé stanti, ognuno per i fatti propri, ma parte di un unico ecosistema che assicura equilibrio e armonia. Vedete già questa concezione come ci permette anche mentalmente di avviarci in un'altra direzione. Quello che però affiora dal pensiero del Papa non è solo questo aspetto, cioè che i due ecosistemi sono un unico ecosistema, cioè l'uomo da una parte e la natura dall'altra, perché alla fine anche questo si potrebbe affermare indipendentemente dalle civiltà e comunque indipendentemente da questo segreto religioso. Quello che invece il Papa dice è che in questo equilibrio è importante la collocazione che hanno i poveri in questo ecosistema che è, ripeto, unico. L'ecosistema in crisi non è qualcosa di generico, ma interessa l'equilibrio relazionale dell'ambiente in cui natura e uomo sono inscindibilmente connessi. Chi sta effettivamente colpendo questa crisi generata dalla potenza tecnocratica? È chiaro, no? Cioè l'ambiente, che in specie interessa la natura nel suo stravolgimento genetico, per esempio, e l'uomo anche, ma l'uomo dove? Nella sua plancia di povertà. Vedete allora come i due elementi, i due aspetti interagiscono, uomo natura, e che comunque, secondo il Papa, il riequilibrio di questo ecosistema dipende da che cosa? Dipende dal fatto che agli elementi deboli di queste due entità, la natura da una parte e l'uomo dall'altra. Allora, quello della natura si sta facendo un sacco di fracasso, questo è vero, anche se non è comunque abbastanza, diciamo, seguito, no? Le varie assisi che si fanno sulla questione dell'inquinamento della terra, il buco dell'ozono, se ne parla, si continua a parlare e vi dice. Ed è giusto che si faccia, però voi capite che il Papa ha questa preoccupazione, in quanto di questi dibattiti se ne stanno facendo, se ne devono fare forse sicuramente di più, ma solo unilateralmente, cioè solo per la natura, mentre si dimentica l'uomo, cioè l'altra parte dell'ecosistema. L'uomo dove? L'uomo nella sua dimensione di povertà. Giusto proprio per fare un esempio. Se io incontro per strada un cagnolino che zoppica, piccolino, che sta male, eccetera, mi fermo, poverino, e magari possibilmente me lo porto a casa. Se io invece dovessi incontrare un poveraccio, un malconcio, eccetera, gli dirò, poverino, che schifo, e passo avanti. Cioè, io mi fermo e possibilmente me lo porto a casa, eccetera, come farei per il cagnolino. Allora, non è una provocazione di giudizio.
maniera paritaria e parallela, oppure continueremo ancora a vivere, diciamo così, in una forma illusoria di superamento di Cristo. Il Papa però a dire il vero, questo lo sto dicendo io, il Papa a dire il vero non è neanche d'accordo sulla questione di un intervento paritario. Secondo lui, almeno questo mi è sembrato di capire nell'enciclica, secondo lui invece è proprio se noi abbiamo più importanza all'uomo che io incontro misero, malconcio eccetera eccetera per strada, che effettivamente darò equilibrio alla natura, né, non il contrario. E se volete alla fine in maniera se lo faccio per il cane, per il cagnolino e per il malconciato, ma il Papa sarebbe invece dell'avviso che la soluzione delle proprie segno cambio mentalità in quella direzione. In questa ottica di ecologia quotidiana risalta un altro aspetto che a mio parere è molto importante, che è l'attenzione, per esempio, che rivolgiamo al corpo. Il Papa ne parla nell'enciclica, ormai siamo verso la conclusione, cioè intorno al 1955. Anzi, cito proprio il Papa in questa parte, dice così: l'accettazione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo intero come dono del Padre e casa comune. Invece una logica di dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile di dominio sul creato. È quello che dicevo poc'anzi, in un altro senso, tra cagnolino e l'uomo malconcio, cioè il dominio sul corpo. Cioè, facciamo un esempio: finché ci sarà una costruzione sulla faccia della terra, nel senso cioè di soccorso e di dominio sul corpo delle donne, evidentemente è chiaro che io non potrò mai risolvere la questione ecologica, cioè che c'entra la natura con questo. Certo che c'entra, perché non c'entra in via diretta, ma c'entra in via indiretta, cioè nel senso che quel tipo di mentalità, che è una società di dominio, evidentemente è trasferita anche tutto quello che io vivo ed esercito nel rapporto con la natura. No, il Papa dello strutturista è abbastanza forte. Questo cambio di rotta, come si esprime il Papa numero 163 dell'enciclica, richiede una presa di consapevolezza sul senso di ciò che si vuole consegnare alle generazioni. Certo, perché questo è tutto, poi alla fine dei conti la questione. Noi alla fine, bene o male, ma comunque in ogni caso, noi stiamo riuscendo a transitare questo spazio di vita, questo spazio di esistenza in cui noi ci troviamo. Ma io mi chiedo, noi ci chiediamo, cosa stiamo preparando alle generazioni? Cioè i nostri figli, magari, ma i nostri nipoti, i nostri pronipoti, cosa accadrà? Cosa sarà? Nel 2050, nel 2100, quando chiaramente ormai chissà da noi dove siamo arrivati, per dire che ci siamo tutti in paradiso, capite? Cioè cosa sarà evidentemente di questa terra? Ovviamente se noi non poniamo adesso, non cominciamo a porre adesso certi stili che evidentemente danno una certa direzione alla terra, rischieremo sicuramente quello che lui chiama deterioramento etico e culturale. Il Papa parla di questo, cioè dove prevale individualismo, soddisfazione immediata dei bisogni, crisi dei legami familiari e sociali, difficoltà di conoscere l'altro nella sua dignità, che potrei ancora continuare per quello che evidentemente ho fatto poco fa prima di venire qui parlando del genere, cioè anche identità personale. Alla fine effettivamente chi è l'uomo? Quindi il superamento della crisi è possibile, dice il Papa, nella misura in cui si accetta la sfida dell'utopia. Cioè qual è l'utopia? Questa è l'utopia integrale, cioè questo concetto in cui natura e uomo sono uniti, che è prospettiva di speranza a partire da soluzioni che interessano certo le generazioni future,
la responsabilità sulle generazioni future. Però il Papa ha in particolare nell'enciclica, sono qui al numero 162 dell'enciclica, parlando della responsabilità che interessa la generazione, o meglio, interessa la solidarietà intragenerazionale. Cioè, in altri termini, in che misura io effettivamente sto assicurando per i posteri, cioè per le generazioni future, sto assicurando un pianeta, una terra abitabile, serena, gradevole, solo se io adesso sto davvero intragenerazionalmente lavorando con solidarietà e intenso. Che significa intragenerazionalmente? Cioè nel senso che tra di noi ci stiamo davvero aiutando e quindi soprattutto nei confronti di chi quel noi è vissuto in maniera povera, bisognosa e così di seguito. Capite? Quindi la post-generazionalità è anzitutto è assicurata e dà senso se c'è una intragenerazionalità, cioè in altri termini, dall'urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà intragenerazionale. E di conseguenza il tema dei poveri, sto andando verso la conclusione, come filo rosso che percorre tutta l'enciclica, costituisce l'ambulatura etica da cui partire per il cambiamento. L'attenzione a coloro che vivono nel bisogno dentro l'ampio spettro delle situazioni di povertà, evidentemente quando si parla di povertà si parla di malati, di anziani, bambini in difficoltà o in condizioni di sfruttamento, emarginati, diseredati, esclusi e così di seguito, sarebbe quello che il Papa identifica come conversione ecologica. Anche qui vedete virtù ecologica, e comunione universale, comunione ecologica, conversione ecologica, sono chiaramente termini che non hanno però solo fattore di ridondanza, ma servono proprio a far capire che ormai il concetto di conversione è un concetto chiaramente che deve tener conto non solo della salvaguardia del creato, ma deve del creato. E noi non siamo, giustamente si parla se parla del creato, noi siamo della salvaguardia della natura, mentre invece deve essere salvaguardia del creato, cioè quindi anche dell'uomo. Ecco perché conversione ecologica. E questo lui lo dice in una triplice direzione: culturale, spirituale ed educativa. E evidentemente quello culturale ovviamente si riferisce all'ambiente soprattutto formativo delle istituzioni, ma vorrei fermarmi così a concludere l'impegno educativo. È chiaro che il mondo non può cambiare se l'uomo non accetta di maturare una propria sensibilità, quella che appunto noi potremmo dire in questa direzione, nella Laudato Si, una sensibilità ecologica che interessa propriamente il recupero del senso circolatorio, quello che dicevo all'inizio a proposito della terra, della carta che io getto per terra senza pensarci due volte, no? Lungo la strada. Sentire la città come la propria casa, capite? Questo è interessante. La città, no la mia casa soltanto dove io abito e non è come fanno, almeno parlo per la città. Quartiere dove vivo, dove vivevo io, a Modica, di Canta, una città molto piccola, più o meno come la nostra di Barrafranca, no? Piccole strade, insomma, eccetera. E allora io ricordo, per esempio, che le donne pulivano soltanto davanti alla loro porta, fuori, no? E basta, e diceva, è perché la donna è per dire, no? Ecco, allora il concetto della città come casa molto importante, però mi chiedo chi glielo deve far capire, vedo alla gente, tutti quanti noi, in quale contesto è questo problema. E quindi poi di conseguenza la patria, mi ha perso il senso patria,
siano le virtù che guidano ad una condivisione effettiva e che l'apertura all'altro, nel rispetto e nella cura, diventi attenzione privilegiata all'altro. Così infatti dice il Papa al numero 213 dell'Enciclica. Vedete come io pian pianino vi ho fatto attraversare senza accorgermi tutta l'enciclica. Questi piccoli gesti di sincera cortesia aiutano a costruire una cultura della vita condivisa e del rispetto per quanto ci circonda. Concludo. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire cioè che i problemi sociali che riguardano in particolare le condizioni di povertà della gente rientrano in una riflessione spirituale che è di vocazione e sapienza in vista di soluzioni possibili per debellare quell'individualismo che sta distruggendo il senso della vita. La conversione spirituale, detta il Papa, o conversione ecologica, avviene dentro l'uomo, perché il mondo non si contempla, dice il Papa al numero 220, non si contempla dal di fuori, ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i quali il Papa ci ha unito a tutti essi, a tutti. Quindi quelli che vengono dall'Africa ci appartengono, sono Adam, non sono altra gente, che ha magari il colore diverso della pelle, ma altra gente, eccetera. Sono Adam, sono parte di noi. Questo capisco che non è così semplice, ma il Papa lo dice molto chiaramente. Oltre al fatto che occorre capire, dicendo io, al numero 221, che ogni creatura riflette qualcosa di Dio e ha un messaggio da trasmettere. Ogni creatura, la cura di questa casa nasce dalla disposizione di ciascuno a cambiare, accettando lo spirito di sobrietà e umiltà, di ripristinare la relazione, evidentemente il Papa lo dice, con i più bisognosi, con quelli che lui chiama lo scalo, cioè che proprio da loro si può sperare il compimento della benedizione di Dio per una terra da abitare al mondo. Socio onorario del nostro centro studi.